Dunque, cambiamo argomento e noi lo raccontiamo spesso, il mondo della ristorazione è purtroppo davvero messa in ginocchio, possiamo dire, dall'inizio della pandemia, un settore che fatica realmente a rialzarsi anche in condizioni di zona gialla, in cui è quantomeno aprire a pubblico sino alle ore 18. Però tra limitazioni ancora esistenti e un settore che ha visto la chiusura di molte attività commerciali, vedere la luce in fondo al tunnel è sempre più complicato. Cerchiamo di capire qual è lo stato d'animo attraverso il nostro prossimo ospite. Io do il buongiorno a Francesco De Simone, lui è chef del ristorante Lucanda Brugnana di Nola. Buongiorno chef, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei. Dunque, è un settore, quello della ristorazione, seriamente colpito e da giorni, oramai sono 2 settimane, viviamo in una zona gialla ed è possibile, ecco, essere presenti in sala sino alle ore 18, ecco, nella fascia giornaliera. Ma io le chiedo, questo può restituire un po' di respiro al vostro mondo? Diciamo che è un momento che può restituire un po' di respiro relativamente. Sicuramente ci aiuta un po' a sopravvivere a questa situazione e quindi a portarci poi ad aspettare momenti migliori dove potremmo finalmente poi riuscire a ritornare alla normalità, che è un po' una normalità che cerchiamo tutti, sia noi dal lato, diciamo, di ristoranti, di alberghi, del turismo in generale, sia da parte, diciamo, delle persone che hanno una gran voglia di ritornare proprio alla normalità e quindi di ritornare a uscire, a usufruire Ha dei servizi che non toccato un aspetto offriamo. molto importante, tra l'altro io lo vedo proprio all'interno della cucina di Locanda Brugnana. Io le chiedo Sì. come però riuscire a riportare al tavolo il pubblico, la clientela che probabilmente teme ancora di potersi contagiare, perché bisogna dire che se si ritorna comunque in sicurezza. Certo, sicuramente attuando tutte le normative presenti in modo migliore, quindi offrendo una sicurezza al cliente, all'ospite che viene al ristorante e quindi farlo sentire sicuro e poter farlo ritornare con serenità. E quindi poi, ripeto, aspettare pian piano che si ritorna a uno stato di normalità dove tutto è passato e niente, cioè per il momento noi facciamo tutto quello che possiamo fare sempre con la nostra passione, con amore, Però possiamo dire, però. chef, che i ristoranti sono luoghi sicuri perché c'è tanta polemica ed è quello che in realtà dice il comparto della ristorazione. Noi attuiamo comunque tutte le normative e i ristoranti sono luoghi sicuri. È realmente così, le chiedo. Guardi, io le posso assicurare che i ristoranti sono luoghi sicuri perché comunque abbiamo prenotazioni, nominativi, attuiamo tutte le disposizioni che sono in atto, c'è il distanziamento dei tavoli, quindi attuiamo tutto e sono luoghi sicuri. Questo è. La Locanda Brugnana attua una cucina, potremmo dire, contemporanea, poi lei magari mi corregge. E c'è comunque anche il delivery che però per alcuni, per l'appunto, resta una dimensione quasi inattuabile. Sì, il delivery effettivamente ha anche funzionato molto, diciamo, all'inizio e poi è diventata un po' un riscontro non molto positivo, perché comunque va bene fare un servizio di delivery, però le persone quello che cercano è uscire e ritornare, diciamo, e per sedersi a un tavolo di ristorante. Quello. Questo è quello che noi ci auguriamo, sicuramente il nostro auspicio. Molte volte trattiamo questa tematica chef appunto con il comparto anche della ristorazione, con tante attività che purtroppo devono e sono costrette a chiudere. Molti locali sono costretti alla chiusura, altri magari a causa delle restrizioni che saranno ancora presenti, saranno costrette a chiudere. Crede che ci sia una poca considerazione da parte del governo per quanto riguarda il vostro comparto?
Sinceramente, da una parte penso di sì, perché allacciandoci al discorso di prima, effettivamente il ristorante è un luogo sicuro e quindi non vedo perché attuare delle normative dove poter far usufruire di un servizio a pranzo e non a cena. Cioè, io penso che anche a cena potevamo comunque continuare a lavorare, magari riducendo gli orari, attenendoci a quello che è ancora questo coprifuoco nazionale, però comunque dandoci la possibilità di poter continuare il nostro servizio di ristorazione anche nelle ore serali. Senta, ma secondo lei di quali sostegni ha realmente bisogno la ristorazione per sopravvivere? La ristorazione ha bisogno di sostegni soprattutto per gli imprenditori, perché gli imprenditori sono veramente in difficoltà. E quando gli imprenditori sono in difficoltà, poi si ritrovano a dover attuare delle politiche purtroppo per far sopravvivere, diciamo, l'azienda. Noi, come la maggior parte dei ristoranti, abbiamo la metà del personale operativo in questo momento, mentre l'altra metà si ritrova tutto in cassa integrazione. E quindi bisogna partire dagli imprenditori per poi arrivare pian piano ai singoli lavoratori che fanno parte di questo comparto. Partire dagli imprenditori crede però che qualcosa potrà cambiare. Ecco, le chiedo come cambierà il modus operandi della ristorazione nel periodo immediatamente post pandemia, perché tutto questo purtroppo sta cambiando le nostre abitudini e il modo di interfacciarci anche con il mondo della ristorazione in questo caso e anche il vostro operato. Credo che cambierà, ma in che maniera? Cambierà in maniera che alcune disposizioni che oggi abbiamo in atto, io penso che poi continueranno nel tempo. Questa pandemia ci ha un po', diciamo, segnato in generale e quindi saremo tutti più attenti anche in seguito a tutte queste, diciamo, precauzioni da attuare. Senta, ma questa può essere per lei, chef, un'occasione per sperimentare piatti e ricette? Sicuramente, è quello che stiamo facendo già da tempo, anche perché comunque un po' questa cosa generale sta riportando un po' a una semplicità che si era un po' persa. E oggi quindi restituire il valore alle materie prime all'interno dei piatti che avranno quei sapori più semplici, sebbene elaborati attraverso le sperimentazioni. Esatto, però riportando comunque ai sapori, diciamo, un po' casalinghi. Quelli di casa nostra, non dimenticando mai la creatività e la passione che comunque la contraddistingue. Certo. Grazie, quindi in bocca al lupo e grazie allo chef Francesco De Simone, lui è lo chef del ristorante La Locanda Brugnana che si trova a Nola. Dunque, chef, in bocca al lupo e noi magari la ritroveremo poi con un piatto che per l'appunto ha ideato in questo periodo di grave crisi pandemica e che sarà sicuramente tutto da gustare poi quando potremo tornare alla normalità. Grazie, sarà un piacere per me. Grazie davvero, chef. Buon lavoro. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi perché oggi è la giornata della memoria.